Buongiorno, sto per uscire, c'è un tempo orrendo, infatti devo prendere sull'ombrello, devo andare tipo in mille posti, devo andare dal medico, devo andare in farmacia e poi dai miei nonni e oggi devo fare altri giri, quindi sto vloggando perché vediamo cosa ne esce fuori come l'altra volta e cioè questo è il tempo che c'è. Cioè, tende, bellissime. Andiamo. Sono tornata con la quadratura che preferite su questo canale e sono rimasta in coda con i vecchi per un'ora. Ho prenotato delle visite che devo fare, ho fatto delle ricette per dei farmaci che devo prendere e ho fatto la coda in farmacia, ho preso delle cose in farmacia, ho speso una madonna di soldi, c'è un freddo assurdo. Non sono abbastanza vestita per questo freddo e adesso vado a casa, mi vesto di più e esco di nuovo. Che bello, però è bello, questa atmosfera autunnale mi piace un sacco. Segui. 9 minuti va bene così. Ah no, adesso mi devo sbattere di nuovo perché devo colorarlo ad arancione. Quanto questa è la mia parte preferita sempre. È arancione, vero? Sì, ok. C'è questa cimice sulla mia finestra da tipo una settimana che presumo sia morta lì. Il problema è che io non la tolgo da lì. Quindi rimarrà per sempre sulla mia zanzariera. Fissarmi il suo cadavere rimarrà per sempre lì e ce ne sono molte altre sulle ante, ce n'è una là. Sto uscendo di nuovo e io vado dai miei nonni una volta a settimana e quindi non sto a vloggare di nuovo i miei nonni, cane eccetera. Vado là a pranzo, poi oggi devo andare a fare un colloquio di lavoro e quindi vado in un posto qua vicino e farò cose e quindi vedremo cosa vedrò cosa posso vloggare mentre vado là e boh, vediamo. Moglie che stava dentro casa e non mi fidava più, non esistevo da Oggi si lavandice parla di fuori, ma i tuoi stalking panni non c'erano, lei a aveva forno. bisogno di fare. Se io sono quello che porta i soldi a casa, tu ti occupi di casa. Non è un discorso che la famiglia deve stare lì a fare la serva, ma si hanno dei ruoli e la famiglia funziona così. Lei usciva, la signora doveva stare. Questo è il discorso, e lì. Forse la contenta di Francesca. Allora, io non so cosa sta accadendo nell'universo, nel frattempo la cimice è sempre lì che mi fissa. Io tra oggi, cioè tra queste 2 settimane ho tipo 4 colloqui. E sono passata da averne 0 per mesi a 4 in 2 settimane. Come faccio io? Cioè, va benissimo. Non mi lamento, però cioè, preferivo una cosa un po' più distribuita. Ok, oggi ne ho uno, domani ne ho un altro. Adesso mi hanno appena chiamato per fissarne un altro da un'altra azienda. E martedì ho un giorno di prove in un'azienda. Sono troppi, sono confusa, non so cosa fare. Sono più o meno tutti lavori interessanti, a parte forse uno che è molto lontano da me, da quello che faccio, e quindi sono un po'. Aiuto. Prima di uscire c'è la mia dose di tea quotidiana, sto guardando il video di Sandras Kennedy, che è uno dei miei guru del drama di YouTube. Ho provato a guardare. Aspetta un secondo, Sandras, che.
provato a guardare il documentario di... di Manny. Mi sono quasi addormentata da quanto è noioso e poi non mi interessa, onestamente, e quindi mi sta riassumendo Sandra Kennedy quello che è successo nel documentario di Manny. Tra poco devo uscire, quindi adesso vado a prepararmi, che ho il primo di quattro colloqui e mia madre che sta morendo nel frattempo di sotto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate della faccenda del dramma nella community americana, visto che non abbiamo veramente parlato approfonditamente. Volevo fare un video ma non mi pare il caso. Magari ne parleremo in una live. Però qua sotto parlatene se seguite la vicenda Manny e Jeffree Star. Stasera esce una nuova parte del documentario di Shane su Jake Paul. Quindi guarderò anche quella, cioè non vedo l'ora perché a quanto ho capito sarà un po' diversa. Lui ha scritto un tweet dicendo che sarà una parte un po' diversa, un po', con un po' meno tea e un po' più sentimentale, insomma, quindi boh, vediamo. Chissà se riesco a mettere la GoPro qua. Secondo me la prima curva muore. Non mi ricordo come si guida. Sto andando a fare questo colloquio in un posto in cui andavo praticamente sempre da piccola. Mi fa un po' impressione perché è un posto che conosco benissimo, troppi cose e quindi vediamo. È sicuramente una cosa, cioè sospetto che mi faranno una proposta per Natale, che sì, perché ho questo sospetto, però vediamo. Tanto ho altri tre colloqui, quindi qualcosa spero che di riuscire a cavar fuori. E quando torno a casa vorrei girare uno dei due video per la settimana prossima. Io non vedo niente perché la gente parcheggia di merda. E devo girare un video di mitologia e un video di quelli random, perché ho deciso di strutturare un po' il canale, poi ve ne parlo meglio quando torno a casa, che adesso non riesco ad articolare molto bene i pensieri perché sto guidando. Comunque è un video un po' più random e quindi quando torno a casa mi sistemo un po' e giro un video. È verde! Ho messo la GoPro in un posto in cui ci va davanti il volante, quindi sarà una ripresa bellissima questa, già me la immagino quando starò montando io. Mia faccia con il volante, intervallato dal volante. Era un sacco che non guidavo con la pioggia. Un sacco. Tra l'altro oggi, tra le altre cose, ho prenotato una visita oculistica mentre ero dal medico. Sto notando che non vedo più niente e quindi non è proprio ottimale, visto che guido, non vedere niente. Quindi ho detto, ma sarà il caso forse di fare una visitina e magari tra un mese mi vedrete con gli occhiali, perché sono anziana. No, però in teoria non vedo da lontano, cioè da vicino vedo benissimo, però da lontano solo alcune cose, tipo le scritte, non le distingo tanto bene. Però se mi viene in faccia una macchina la vedo. Sono salva. Tipo questa macchina che mi taglia la strada la vedo. Grazie. Il problema è che io con gli occhiali. Ma questo qua è ubriaco. Vabbè. Il problema è che io con gli occhiali sembro 50 anni più vecchia. Sembro una segretaria di mezza età. Una ragioniera molto vecchia. Quindi se mai dovessi iniziare a portarli, devo sceglierli con molta attenzione. Perché non è che mi donino proprio. Vabbè, vedremo. Il ritorno dell'inquadratura bellissima. Allora, il colloquio è finito adesso. Come sospettavo, era una cosa un po' da. Cioè, è una cosa per il periodo natalizio. Nel senso che è uno stage di 3 mesi con rimborso spese. Che non ci sputo sopra, però visto che ho altre tre proposte,
voglio sentire le altre. E è comodo perché è letteralmente dietro casa mia, ma mi danno una miseria e non c'è neanche sicurezza di assunzione dopo. Cioè mi hanno detto proprio tra le righe, no, non assumiamo. Ed vabbè, ok, sarebbe un lavoro veramente tanto sottopagato. Cioè ok, che è uno stage formativo e ti insegnano a tutti gli effetti un lavoro, non che ci sia tanto da imparare perché devi scaricare delle cose e mettere su degli scaffali, però è una miseria. Questo qua deve girare e stai in mezzo alla strada. Allora, mi fa un po' tanto schifo questa cosa, però vabbè, cioè che per un lavoro faticoso, cioè un lavoro che possono fare tutti, ma comunque un lavoro faticoso, perché devi scaricare degli, cioè un lavoro di addetta alla vendita barra insomma devi gestire un negozio a tutti gli effetti, devi assistere la clientela, rifornire gli scaffali, fare cassa, cioè devi fare tutto. Per uno stage di questo tipo ti pagano niente e non sei neanche inquadrata a livello commerciale, a livello di inquadratura, ma hai un rimborso spese forfettario. Se non avessi nient'altro sotto mano lo l'avrei preso subito, perché abito qua, cioè in macchina sono 5 minuti, mentre la prova che inizio martedì, per arrivarci devo farmi mezz'ora di autostrada, che è uno sbattimento immane, però è un lavoro che mi sulla carta mi assicura un bel po' di continuità, quindi vediamo. Questo qua ha deciso che deve stare qui in mezzo alla strada. Va bene, va benissimo. E io, una cretina, dai, su. Quello di domani, io non so, è un colloquio in un'azienda molto famosa, molto famosa, veramente tanto famosa, e non so cosa vogliono da me, non ho capito. Cioè io mi sono candidata a una posizione, ammetto che non mi sono candidata molto a caso, perché ho letto dei termini tipo questo so farlo, ma non so su cosa mi sono candidata. Allora mi hanno richiamata e mi hanno detto che sono interessati a conoscermi. Ok, quindi domani vado, non so cosa mi non so cosa aspettarmi. Cosa fa questo qua? Vabbè, hai ragione tu, anche perché c'hai una Jaguar e io no. Siccome ho la schiena a pezzi, sto rimandando la registrazione del video a domani. Lo so che non dovrei rimandarla perché Martina, non devi procrastinare, devi produrre le cose, lo so, ma io sto morendo, non so perché mi sono svegliata con la schiena morta, quindi sto andando a fare merenda, mi sto per fare un tè, qua c'è ancora la cimice che mi fissa, mi guardo una puntata di The Handmaid's Tale sulla sedia e non sdraiata perché mi fa male la schiena, e la mia merenda, visto che sto cercando di riprendere la mia dieta, è una banana. E mi farò anche un tè, non zuccherato ovviamente. Sa, ho cenato, non ho vloggato la mia cena perché mi sono dimenticata. Comunque ho mangiato della carne con delle melanzane e dei finocchi. Niente di entusiasmante da vloggare. E stasera c'è Pechino Express. Mi sono resa conto di aver vloggato giovedì. Totalmente a caso, senza volere. E io sono una fan di Pechino Express, per chi non lo sapesse, e mi piace. È l'unico reality show che sopporto, semplicemente per il fatto che mi fa vedere posti belli. E nonostante sia trash, perché ha dei picchi di trash non indifferenti, mi piace il fatto che ci sia questa avventura, per quanto finta, comunque, non so, mi piace. E mi piace commentarlo su Twitter, quindi ogni giovedì sono su Twitter a commentare Pechino Express. Perché sì, perché guardarlo e basta non è bello, devi essere su Twitter a commentarlo.
quindi tra poco mi connetterò. E ora che ho la TV in camera è molto più bello, perché sennò dovevo tipo mettermi su RaiPlay e RaiPlay non funziona per niente. Comunque, fuori sta diluviando, io sto guardando canali YouTube molto random. Questo è il canale di una ragazza svedese che si chiama Katrin Bern, che sta facendo i vlogtuber e sta seguendo i suoi vlogtuber. E ho finito la prima stagione di The Handmaid's Tale. Mi si è impigliato il cavo del... È stato mia... cioè... ne parlerò poi meglio in un video, ma mi ha preso il cuore, me lo ha strappato e me lo ha buttato per terra. Non pensavo che mi avrebbe preso così tanto. E non piangevo, veramente, non piangevo per una serie TV da anni. Da tantissimo, sto cercando di pensare per l'ultima volta che ho pianto per una serie TV. Non mi viene in mente. Però veramente, mi ha veramente tanto tanto preso e vi scongiuro di guardarla o di leggere il libro. Vorrei leggere il libro, ma so che non lo leggerò, che non lo leggerei, insomma, perché sono molto pigra. Però guardatela, fatevi questo favore, guardatela, perché è veramente bellissima. No, non è vero, pianto quando ho visto Sharp Objects. Vabbè, comunque, guardatela, è veramente veramente bella. Poi ve ne parlerò meglio in un video, come faccio sempre. Pechino è finito ormai da un'oretta. Sono rimasta un po' a parlare su Discord con gli altri. Scusate la mia pettinatura molto sexy, ma sto per andare a letto. È tipo l'una di notte. Domani ho un altro colloquio, pomeriggio presto. Poi devo fare il video che non ho fatto oggi, quindi se riesco ne faccio due. Adesso vedo come organizzarmi. Quindi adesso mi metto... sono già in pigiama, quindi mi metto sotto le coperte. Fa freddissimo. Sta veramente arrivando l'inverno e la cosa mi rende molto felice, ma allo stesso tempo sono un attimo destabilizzata, perché... cioè, ok? E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video, che non ha alcun senso, ma rispetto al vlog precedente mi avete dato un feedback abbastanza positivo, quindi ho voluto fare questo altro esperimento. Fatemi sapere se questi video vi piacciono, come sempre io leggo tutti i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!